Buongiorno ragazzi, nella puntata di oggi andiamo a vedere come allenare petto e dorso con lo stile dell'EDT. Dopo il video che ho fatto sulle braccia siete stati in tantissimi a chiedermi se questa metodologia potesse andare bene anche su altri gruppi muscolari. Bene, certo che va bene anche su altri gruppi muscolari. Il mio consiglio è però che quando utilizzate l'EDT di non esagerare, un esercizio molto molto impegnativo, stressa tantissimo il vostro fisico, quindi è bene, secondo me, se state mettendo in pratica l'EDT per le braccia, dedicare in quel mesociclo l'EDT per le braccia. Magari nel mesociclo successivo volete colpire maggiormente altri distretti muscolari e quindi andate a posizionare l'EDT su altri gruppi muscolari e tornate a fare i precedenti gruppi muscolari in maniera classica, canonica. Oggi andiamo a vedere come utilizzare l'EDT andando a sfruttare un lavoro per il petto e per il dorso. Ottimo questa tecnica, come detto, per andare a fare una specializzazione su questi gruppi muscolari, andare a fare un allenamento molto molto invasivo su questi distretti muscolari e quindi cercare di apportare dei miglioramenti ipertrofici. Allora, il consiglio è che comunque petto e dorso in EDT, per beneficiare al massimo di questa tecnica, potrete utilizzare questa tecnica anche due volte la settimana. Quindi oggi vediamo come comporre un allenamento in EDT per il petto e il dorso, però nulla vieta che poi potete aggiungere un'ulteriore seduta scegliendo gli esercizi più adatti alle vostre caratteristiche, sempre seguendo questa modalità di organizzare l'allenamento. Come abbiamo visto, l'EDT si compone di due blocchi da 15 minuti, quindi noi avremo da decidere di mettere un esercizio per il petto e uno per il dorso, ok? Vediamo, lo facciamo insieme e andiamo a ripetere. Qua possiamo lavorare, ecco, il numero di ripetizioni va bene 5, va bene 6. Oggi mettiamo 6 ripetizioni, come detto, eseguiamo per 15 minuti. Secondo blocco, petto, dorso, esercizio, 6, per 15 minuti. Ok, adesso andiamo a mettere gli esercizi, però diciamo che di base questa potrebbe essere la vostra seduta d'allenamento. Seduta numero 1 e poi potete andare ad organizzare una seduta similare, ma cambiando poi gli esercizi, che diventerà la vostra seduta 2. Esempio, seduta 1 facciamo questo lavoro qua, terminiamo magari con l'allenamento per il core. La seduta poi successiva possiamo andare ad allenare le gambe. La seduta successiva possiamo di nuovo andare a mettere un allenamento per il petto e il dorso, oppure per le spalle, oppure per le braccia, poi questa qua, e poi potete gestire come meglio credete voi l'organizzazione delle vostre sedute, anche perché se l'ideale per ripetere due volte questa programmazione, questo lavoro in EDT, sarebbe allenarsi almeno 4 giorni alla settimana. Ma vediamo di andare a comporre il nostro allenamento. Quindi cerchiamo di sfruttare, quando utilizziamo l'EDT, i migliori esercizi che abbiamo per l'allenamento. Quindi, indubbiamente, il top per andare a beccare qua il pettorale, quale può essere semplice, andiamo a fare panca piana. Ok? Panca piana che possiamo andare ad eseguire con i bilancieri oppure con i manubri. In abbinamento, quale può essere un altro super esercizio per andare a lavorare con il dorso, senza ombra di dubbio, io metterei le trazioni. Ovviamente andate a scegliere trazioni prone o trazioni impugnatura inversa, un po' in base alle vostre caratteristiche e qualità fisiche. Quindi l'allenamento si compone così di due esercizi: panca piana, parto, 6 colpi, trazioni, 6 colpi, faccio una piccola pausa e riparto qua, 6 colpi, 6 colpi, vado avanti così fino a che non termino i 15 minuti di lavoro totali. Ok? Terminati questi 15 minuti di lavoro totale, vi contate quante ripetizioni vi sono venute e ve le appuntate. Ok? Lo scopo, come visto anche nel video sulle braccia, lo scopo di questo allenamento è far sì che di seduta in seduta questo numero vada ad incrementarsi. Ok? Questo fa sì che la densità del vostro allenamento sarà superiore e questo sarà lo stimolo per andare ad incrementare i vostri volumi muscolari, sempre ovviamente andando a mangiare in maniera ipertrofica. Andiamo a comporre un altro blocco
diciamo, di questo allenamento, e possiamo in questo caso andare a fare che cosa? Possiamo andare ad inserire magari un lavoro su piano inclinato, quindi possiamo andare a fare una panca inclinata, e qua possiamo andare a fare un movimento sul piano orizzontale, quindi anziché fare le trazioni potremo andare a fare un pulley, o se vi allenate in casa va benissimo un rematore. Rematore che può essere eseguito con bilanciere o con manubrio in base un po' a quello che avete a disposizione. Quindi abbiamo composto il nostro secondo blocco d'allenamento. Vi assicuro che questo allenamento è molto molto intenso, metterà a dura prova il vostro petto e il vostro dorso. Come detto, se volete incentivare un po' il lavoro su questa zona, nulla vieta nella settimana di introdurre un secondo allenamento. Un secondo allenamento impostato sulla falsariga di questo. Il mio consiglio è andare a cambiare gli esercizi, nulla vieta magari nella seconda seduta di mettere lavori più specifici andando ad introdurre dei lavori complementari. Che ne so, qua magari possiamo andare a mettere delle croci su panca inclinata, e qua possiamo andare a mettere un pull down inverso alla sbarra oppure un pull down al tavolo. Sono tutti gli esercizi complementari che permettono di avere uno stimolo differente su questa zona corporea, e tutto questo vi può permettere di avere ulteriori miglioramenti. Vi assicuro che un mesociclo di questo genere metterà a dura prova i vostri muscoli, ma io sono sicuro che se vi misurate prima di questo mesociclo e poi al termine di queste 4-6 settimane potrete già notare discreti miglioramenti. Spero di avervi dato anche oggi dei consigli utili per il vostro allenamento. Continuate a seguirmi, e se non siete ancora iscritti iscrivetevi immediatamente al mio canale YouTube. Ciao e ci vediamo in una prossima puntata.